Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Questa che vedete adesso è la schermata del titolo attuale. Mi sa che hanno fatto un po' di casino con l'ultimo aggiornamento, perché non è normale che si veda la versione. Non che sia una brutta cosa di per sé, anzi, a mio parere dovrebbero scrivere sempre in che versione ci troviamo. Allora, la run di oggi è con Blue Baby, anche quella di ieri era con Blue Baby, quella di ieri era particolarmente tosta, però questa qua sembra che sia anche peggio, visto che sono morti tutti all'inizio. Bisogna arrivare fino alla Dark Room, non è a difficile, è a normale, non lo so, sono un pochino preoccupato, onestamente. Quindi farò ciò che faccio nelle run in cui mi sento preoccupato, ossia non punto al punteggio, ma punto semplicemente ad arrivare alla fine, che sarebbe già un'ottima cosa, visto che tutti gli altri sono morti. Oppure semplicemente un caso e gli è andata male a tutti. Beh, non è impossibile come cosa, eh. E che cazzo, però. Datemi un attimo. Bene. Sì, è successo più o meno quello che speravo. Quello non era voluto. Ok. Si può fare senza danno. Perfetto. Blue Baby praticamente, come già. Beh, non c'è bisogno che ve lo spiego, però, insomma, è un personaggio più difficile della norma. Quindi la percentuale di morti nelle daily con Blue Baby è decisamente più alta. Per esperienza personale lo posso dire, ma è anche facilmente intuibile questa cosa, perché appunto Blue Baby è Blue Baby. Ciò non mi impedirà di puntare a un punteggio alto qualora lo ritenessi fattibile, però appunto se necessario manterremo un profilo basso come abbiamo già fatto in altre occasioni con run di Blue Baby o altre run particolarmente ostiche. E mi sono scordato di scorreggiare, non è la fine del mondo, però è uno dei pochi vantaggi su cui Blue Baby può fare affidamento. Teletrasporto. Teletrasporto, il teletrasporto. Sì, secondo me è meglio. Vediamo se possiamo anche rirollarlo. Rirollare la cacca, intendevo, ovviamente. Ma non è stato così. Beh, la buona notizia è che comunque non avremmo potuto rirollarlo in nient'altro, quindi a quel punto tutta la scelta diventava se tenerci il teletrasporto, cioè tenerci la cacca o passare al teletrasporto. Non è un oggetto che mi sono ritrovato spesso a usare, anzi, non riesco a ricordare nessuna occasione in cui l'ho usato in maniera seria, sto teletrasporto qui, però vediamo se riesco a tirar fuori. Cioè, c'è qualche utilizzo che noi possiamo fare? Aiuto. Forza. Ok. Tuttavia, se dovessimo trovare un'altra monetina, anche solo una, io punterei al reroll. Ovviamente non l'abbiamo trovata. Sperando che nessuna di queste sia una pillola negativa, tipo un held down. Sono contento che abbiano fatto che la voce parla e dice Friends till the end, perché prima non lo faceva. Perché è stata una pillola che è stata aggiunta dopo. Tipo, il teletrasporto io lo utilizzerei benissimo in questa occasione qui. Anche se potremmo farcela senza. Oddio. Bene. Spero che non mi abbia tolto un cuore intero. Ero tentato di usare la chiave, ma poi mi è venuto il terrore. Ma non è che magari la chiave non. Cioè, non ne troviamo altre, chi lo sa. Qua shot.
Quashot. Quashot. Quashot sì o Quashot no? Quashot sì, dai. Questo potrebbe rovinarmi. Questo potrebbe essere il motivo per cui hanno perso tutti in questa partita. Oppure lo hanno rirollato in qualcosa di orrendo e quindi non hanno avuto il potenziamento. O almeno questo è quello che mi piace pensare, non lo so. Certo. Ok. Allora, Quashot è un downgrade al Tears Delay, come potete vedere. Questo non c'era bisogno del Missing HUD per saperlo, del Found HUD, perdon. Perché insomma è una cosa che è abbastanza palese. E a quanto so, Quashot e Triple Shot hanno la stessa penalità. Quindi Quashot è semplicemente una versione migliore, senza mezzi termini. Ma in ogni caso, anche se fosse stato triple shot, non ci sono. Che palle, niente solo arti in vendita. Anche se fosse stato, insomma, triple shot lo avrei preso se non ci fosse stata una possibilità di rirollarlo. Ma dato che quella possibilità c'è, magari non avrei rischiato, non lo so. Parliamo molto al condizionale perché appunto sono tutte situazioni ipotetiche che non si sono realizzate. A me quad shot, come in realtà triple shot, piace come cosa, quindi normalmente non è un oggetto che lascio lì. Ottimo, l'HP è ottimo. Beh, è inutile in realtà attualmente. Beh, non è inutile però non è nemmeno il top. E quasi quasi tornerei a farmi quella stanza lì per aprire quell'ultimo baule con l'ultima chiave rimasta. No, ne abbiamo due, bene. Non credo valga la pena farsela. Ok. Ok. In base ai danni presi, penso che potremmo prenderlo un oggetto senza rischiare, però non me la sento. Certamente gli aumenti di danno mi interessano, però appunto il fatto che sia andata così male alle altre persone mi lascia un attimino perplesso e vorrei giocare un po' più sicuro. A meno che non dovesse rimanere aperta la porta ancora. In quel caso mi prendo Dark Matter. Non è aperta, vabbè, non importa. Comunque dovremmo avere 4 cuori e mezzo. Perfetto. Non avrei comunque rischiato. Cioè, non sarei comunque morto lì. Però, insomma, non volevo mettermi in una brutta posizione per il piano dopo, perché insomma, anche se non ti uccide il patto sul momento, comunque rimani molto scoperto per dopo. Non è una tattica che normalmente, cioè normalmente sono abbastanza aggressivo con i patti, però non lo so, con Blue Baby sono più difensivo. Ah, da un teletrasporto all'altro. Per carità, quello è anche meglio di quello che abbiamo adesso. Ok. Mezzo cuore, ottimo. Con il teletrasporto dorato si possono fare ottime cose, però non si sposa bene con le daily perché queste ottime cose che si possono fare sono molto time consuming. Ok, l'Eldown già l'abbiamo beccato, quindi a meno che non sia uno speed down o un tears down, non è poi la fine del mondo. Anche un bad trip sarebbe male. Pheromones. Servono altre due monetine e poi mi compro la Jar of Flies, francamente. E se invece non le dovessimo trovare, per qualche motivo, o se dovesse saltare fuori un
una buona ragione per non prenderla di qualsiasi altro tipo. Mi prendo il teletrasporto dorato. Anche se prendere un oggetto attivo comunque è un downgrade di punti, penso che ci si possano fare belle robe. Sento tanto la mancanza di quell'aumento di danno che non abbiamo preso. Bene. Tanto. Come prevedibile ce ne siamo rifatti un altro anche subito. Aiuto! Porca tre. Allora, il gioco è abbastanza generoso con i Soul Art in questa partita. Questo non lo nego, però comunque i danni che sto subendo non mi fanno per niente piacere. Almeno gli spawner sono morti. Quella cazzo di mosca bomba ancora è viva. Bene. Non si sa mai. E allora, il piano lo abbiamo esplorato tutto. Ci abbiamo ancora una possibilità di ottenere delle monete. Quindi torno indietro. Una volta finito qua. Maledetto. Non premere il teletrasporto per sbaglio, solo questo. Dai. Maledetto stronzo, ma. È pericoloso quell'attacco lì, non crediate? Perché me nel mentre che lui corre verso di voi, voi lo colpite giustamente e quindi potete influenzarne la traiettoria. Tornfloat è fantastico. Meno 5 al tier di lei. Ok. La situazione è abbastanza rosea. Ma più che rosea è tranquilla, però la tranquillità è anche un po' il problema, dato che stiamo. Siamo molto a rilento in questa partita. Lì non c'è nulla. Non ho una chiave per il coso. Io volevo bombardare questo e magari ci escono due monetine. Prendo questo. E al teletrasporto dico di no. Questo è un oggetto che è un ottimo oggetto attivo. In certi casi è anche meglio della testa di Gappi. Senza contare che contribuisce alla trasformazione in Lord of the Flies. Facciamo un tentativo. Bene. Inutile. Molto utile. Perse parecchio utile nel momento giusto. E speed up veramente gradito. Sentivo proprio il bisogno di un piccolo speed up. Certo, averne un po' di più sarebbe anche meglio, ma già così sono più tranquillo. Curse of the Blind. Niente chiavi, quindi il problema non si pone. Last ci darà il virus. È un virus! Oppure ci darà delle pillole. Infatti, questa toglie un cuore intero se ci tocca, quindi. Ecco, il virus lo prendo perché è parte della trasformazione in Spawn. E ormai avete capito che è una delle mie trasformazioni preferite. E in più è anche un oggetto discreto di per sé, per via del suo veleno da contatto. Non tanto perché il veleno da contatto sia buono di per sé, comunque non è una brutta cosa, però il fatto principale è che il veleno da contatto del virus. Sono fatto il calcolo che comunque su tutte quelle monete almeno qualche bomba mi sarebbe uscita. Il danno da contatto del virus può generare dei cuori neri. Qualora il nemico avvelenato dovesse morire durante l'avvelenamento. Qui ci sarà una stanza segreta. La chiave mi serve. Lui quasi quasi lo ucciderei. Vediamo se questo aumenta le nostre chance al patto demoniaco. No.
Praticamente quelli là normali la aumentano, i negozianti morti la aumentano, quelli demoniaci mi pare che aumentano la chance del patto angelico. Ma potrei sbagliarmi. Speriamo bene. Sì, è bene, abbastanza bene. Direi che usare una bomba per una chiave è un'ottima cosa. Speravo di non doverla usare, francamente, però. Pazienza. Comunque la vita ce l'abbiamo, è che non siamo veloci tutto qui. Mi prendo l'oggetto che costa 7. Avrei preferito non farlo. Meno che non dovesse uscirmi qualcosa di giusto. Che non è. Vaffanculo, cioè, ma che cos'è? 3-3 matematici? Cioè, non sono inutili, per carità. Con Blue Baby lo sono nel 99% dei casi. Però. No, lo sono. Cioè, se riesco a immaginare così sul momento, su due piedi, solo due situazioni in cui Imatemesis sia positivo da avere con Blue Baby. Ma vaffanculo. E allora, una è la stanza super segreta che contempla l'esistenza solo di cuori blu o rossi, o bianchi, volevo dire, perdon. E l'altra è avere Dark Bam. Direi che ne vale la pena. La metto anche qua. La stanza del tesoro l'abbiamo visitata. Andiamo avanti. C'ha dei nemici dietro che rompono il cazzo. Anche se quello che lancia i colpi esplosivi potrebbe danneggiarlo ogni tanto, mi farebbe un favore. Mi distraggo perché ci sono troppe cose contemporaneamente. Cazzo, mi sono incastrato! Ma vaffanculo, ecco perché dicevo che ce n'erano, no? Che mi sembrava strano. Senza contare che quello stronzo là dietro altera la traiettoria dei colpi. Bene. High Priestess. Beh, questo cos'è? Hello, ottimo. Non ottimo. Beh, High Priestess me lo porto qualora ci fosse Krampus. Non c'è Krampus, ma non sappiamo nemmeno che cosa c'è. Basta, basta. No, ho già. Diciamo che la mia fortuna l'ho già sfidata abbastanza. Direi che me ne posso andare. Ho ottenuto Brimstone. Qualsiasi cosa sia, l'altra cosa non mi interessa. Avremmo un tempo di carica abbastanza enorme. In compenso, spariamo 4 colpi di Brimstone che potrebbero anche rallentarmi il computer. Ma la cosa non è un grosso problema. Penso. Notare come le Glitter Bombs non ci abbiano dato nulla di buono. Devo prenderlo per la scienza. Non dovrebbe dar problemi, però non so se ci abbassi il tier di lei. No. Però adesso lo sappiamo. E la prossima volta non lo rifaremo. E magari Joker. Sugar Clubs non è Joker. Non dovrei perdere tempo. Quasi mi ha preso quella troll bomb. Non ce la facciamo alla boss rush, però forse ce la facciamo per Ash. Il tier di lei comunque non è estremo, è abbastanza alto, sì, cioè è alto, voglio dire 54, però. Ho giocato in situazioni peggiori. Facciamo fuori queste masche così, così facciamo prima, niente, bomba. Vediamo. Bene, una chiave già così. Non mi faccio troppi problemi a consumare le bombe, come potete vedere, e potete anche capire il motivo. Questo non lo voglio. Quindi, nota per me stesso, per il mio stesso futuro.
Non fare ste stronzate tipo non arrivare con le mosche già pronte dal boss. Poi, punto numero 2, non prendere corse d'aria con Brimstone perché non è positivo. Adesso lo prendiamo. Il volo mi piacerebbe, forse avrei dovuto prendere il volo tra le due cose. L'aumento di range lo lascio lì perché della trasformazione in mamma mi interessa decisamente poco. Che c'è qua? Lo spacco. Praticamente il tempo di carica nostro corrisponde più o meno al tempo che ci mettono loro a esporsi. Nope. Lì c'è una stanza doppiamente chiusa, sì. Allora, vediamo se riusciamo a trovare il boss. O una carta di teletrasporto sarebbe fantastica in realtà. Spero che magari in quei teschi sarebbe uscita fuori. Bene. Diciannove mosche, direi che possiamo poppare la Geroflies. Eccola qua la carta di teletrasporto. E qua c'è il boss. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Correre. Che idiota. Ho premuto durante il colpo, ma ce la facciamo per forza. Cioè, abbiamo proprio il tempo. Il negativo lo dobbiamo prendere. Qua c'è Krampus, ma abbiamo tempo che ci avanza. Per fortuna. La testa di Krampus non mi serve. No, ci serve il teletrasporto. Che stai facendo? Ok, eccoci qua, contro ogni aspettativa. Fruitcake. Cazzo. Fruitcake o Mysterious Liquid. Facciamo fruitcake e speriamo bene. Mi ha mancato. E stavolta no, non ero preparato. Non abbiamo una quantità di vita molto carina per la boss rush, però ieri l'ho fatta. Proprio miracolato. Ne vado anche abbastanza fiero perché veramente ero in condizioni terribili, è durata un sacco e comunque l'ho vinta con mezzo cuore, se non avesse droppato qualche cuore occasionale durante la partita, qualche cuore blu, perché comunque ero blue baby anche in quel caso, avrei passato, cioè sarei morto, non è che avrei passato un brutto quarto d'ora, sarei morto e basta. Invece così. Maledetto Blot. Ma vaffanculo. Porca troia. Blot è terribile. Però la buona notizia è che abbiamo fatto fuori Blot, appunto. Che è terribile. Vedi che abbiamo una possibilità. Se la situazione si fa veramente, veramente brutta, utilizziamo la carta Stars e buonanotte. Allora, io sono coglione però se faccio così. Cioè, abbiamo la vittoria in mano. La vittoria della boss rush, quantomeno. Quindi non vedo perché dovremmo sprecarla così. No! Mi ha coperto la visuale, che palle! Non la vedo bene. Beh,
Questo spara quando si ferma. Questo spara quando si ferma. Ok, grande. Sono preoccupato perché mi spunterà addosso il coso quando meno me lo aspetto. Stai bene. Ok. Che altro c'è? Gordy. I colpi di Gordy non arrivano lì. Ah, ma no, questo non spara, mi sa. Doppio cage eliminato. Cos'era l'altro boss? Non lo so, è morto in background. Brownie è positivo in un certo senso perché ci genera tutti questi nemici dai quali possiamo generare mosche. Ok. Questo è un campione Forsaken che non mi spaventa. Ah, è già finita. E abbiamo trovato il D4. Il D4 che non prendo. Non in questa situazione. 20-20. Credo che abbia fatto qualcosa di incredibile. Mi spiace non averlo trovato prima della boss rush, ma in quel caso la boss rush ce la saremmo persi. Quindi. Persa. Quindi. Ora dobbiamo solo fare abbastanza in fretta da arrivare vivi allo scontro con Ash. Ah, bene. Quindi dobbiamo assolutamente correre. Ha funzionato. Dobbiamo assolutamente correre. Dov'è il boss lì? Potremmo non farcela. Purtroppo è una possibilità concreta. Abbiamo 5 minuti per farci i due piani del Womb. Non sono pochi, ma non sono neanche tantissimi. E abbiamo poca vita, quindi la tentazione sarà quella di giocare in modo stupido. Sì, stavo pensando una cosa, ma non importa. Sì, nella stanza in cui abbiamo trovato un cuore nero, forse Ematemesis avrebbe generato altri cuori neri, ma non credo che quella funzioni così. Questo aiuta? Sì, questo aiuta! Allora, questo qua è un amuleto che ci dà un potenziamento a tutte le statistiche quando il nostro oggetto attivo è scarico. Il nostro oggetto attivo non ha una carica, quindi conta sempre come scarico. Quindi abbiamo perennemente un bonus a tutte le statistiche. Corriamo un pochino, ma in effetti forse è eccessivo pensare che siamo a rischio di non farcela. Purtroppo non abbiamo come raggiungerla. Come raggiungerlo, il Black Lotus, però lo prenderei volentieri. È andata molto molto bene, immeritevolmente bene. E che palle ancora. Questi qua non è che sono un problema troppo grosso come nemici, è che fanno perdere tempo. Fortuna che almeno abbiamo come fare danni passivi ai ragni. Certo, sapere dove sia il boss mi aiuterebbe. Siamo qua da un minuto comunque, e con tutta probabilità abbiamo esplorato buona parte del piano. Non so perché ho messo una bomba lì, non ha senso che io metta una bomba lì. Però le chiavi ce le abbiamo, quindi apriamo questo coso. Non è convenuto. Ho preso lo Steam Sale perché comunque da Ash dovremmo comprare delle cose. Qua c'è il nostro boss. Qua c'era il nostro boss. Blockrot non so se aiuti con Brimstone. Quello non aiuta sicuro. Non lo prendo Blockrot. Perché non so appunto se funziona. Vabbè, direi che possiamo andare in effetti. Facciamo diamo un'occhiata solo qua e poi andiamo. No, non voglio tornare in vita come Blue Baby. Sono già Blue Baby.
Tra l'altro, stavo per prenderlo. Vabbè, che non sarebbe stata una cosa negativa, però insomma. Curse of the Lost. Quindi io faccio il perimetro come faccio sempre. Oh. Bene, bene. Questa Jar of Flies si è rivelata veramente un ottimo acquisto. Ma ci sono solo stanze grandi in questo cazzo di piano. Che poi in Antibirth c'è una maledizione nuova. Non mi serve. Mi serve Perks, però. Non posso. Cioè, The Emperor mi tornerebbe utile in questo piano. Vabbè, in caso. Posso sempre considerare di prenderlo. No. Tipo se dovessimo raggiungere un vicolo cieco qua. Ma io sono abbastanza sicuro che il boss sia da questa parte. È solo una sensazione, ovviamente, però diciamo, è una sensazione che si è rivelata corretta. Bene, It Lives punta i suoi. Non sparo il colpo, mi dispiace. Questo è per il pesce grosso. Sto risparmiando i colpi per il pesce grosso. Vorrei vedere se ci sono tipo tre persone che colgono la citazione. Tutta roba che mi tenta molto. Tra l'altro questo qua a sinistra non so se funzioni con Brimstone. Mi piacerebbe sicuramente scoprirlo. Allora, non abbiamo molto tempo da perdere. E per non abbiamo molto tempo da perdere vuol dire che non abbiamo quasi per niente tempo da perdere. Però un'occhiatina qua e là. Niente, 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 basta, lasciamo stare. Cioè, è chiaro, vale la pena esplorare, vale la pena cercare di fare più punti, però se tipo per 3 secondi o meno ci perdiamo il combattimento con Ash per un errore di calcolo simile, veramente è demoralizzante al massimo. Ok. Curiosa questa cosa. Penso che sia dell'ultimo update. Praticamente gli oggetti sono in sconto, ma non sono di colore rosso. Ora quello lo prendo perché è un cuore nero, tra le altre cose. Quello è un Tears Up, quindi lo prenderei. Questo è il nostro secondo oggetto di spam, nonché un aumento di velocità. Vediamo se il Tears Up aiuta. Meno uno al tier delay, non è così male. Spero un po' di meglio, però. Bene, la vita ce l'abbiamo. Abbiamo Perks con noi. Temperance è inutile. Va bene. Probabilmente mi sono preoccupato eccessivamente, visto i risultati dei miei amici. Vedremo come ci posizioniamo. Però è anche vero che non so se avessi giocato differentemente come sarebbe finita. Perché ci sono state delle scelte che ho fatto di tipo cautelare che comunque non hanno impattato negativamente sul risultato totale, a quanto pare. Senza contare la botta di culo del Brimstone, però vabbè. Quella poteva capitare a chiunque. E a giudicare dai punteggi che ho visto dei miei amici, non sono arrivati lontano. Cioè, una cosa è che muori con 20.000 punti, vuol dire che sei morto tipo verso la fine. E una cosa è se sei morto con 3.000 punti, praticamente hai fatto tipo un paio di piani, due piani, un piano. O zero addirittura. Bene. La Nightlight aiuta. Non siamo a rischio di morte, eh. Non siamo per niente a rischio di morte, trovo alquanto difficile che Ash possa terminare la nostra vita come qualsiasi altra cosa che ci sia dopo di lui, vale a dire lo Sheol, e in seguito la Darkroom.
Questo mio tentativo di posizionarmi meglio non si è rivelato fruttifero. Si è rivelato anzi un problema. Problema perché potevo sparargli nel mentre non l'ho fatto. Ok, abbiamo 20. Non abbiamo oggetti di gappi. Aia. Abbiamo solo un oggetto di Beelzebub. E abbiamo due siringhe. Quindi io punterei alla trasformazione in spawn. Madonna, sto giocando veramente male. Di nuovo? Aiuto. Ce la posso fare. Cazzo. Bene. Bene. Oddio. Ci facciamo delirium? No. Ci sono state delle situazioni in cui mi sono reso conto che valesse la pena fare delirium in termini di punteggio, però non credo che questa sia una di quelle. Non che mi spaventi il Void assolutamente, né il boss delirium, perché... Oh. Non lo so che cazzo c'ha, però io non ho mai perso contro Delirium, ve l'ho già detto. E nel mentre che ancora sono aumentato, infatti poi vi faccio vedere il bestiario. Ancora non ho una singola morte contro Delirium, nemmeno nelle daily, quindi in realtà ho pure più uccisioni di quanto sembri. Sì, insomma, io ci ho combattuto di recente in una daily contro Delirium. E mi è sembrato che convenisse. Perché la daily in questione finiva da Satana, non da Mega Satana, attenzione. Un oggetto di gappi. Vabbè, dato che è gratis lo prendo, però. In effetti senza il volo non potevo anche risparmiarmi di entrare lì. Niente rocce tinte, niente rocce tinte. Vediamo cos'è la pillola group. Ah! Buono! Credo. Gulp è praticamente una pillola che ho scoperto. Vabbè, indovinate che cosa ha fatto. Se portate indietro il video lo capite. In realtà, io l'ho scoperto perché avevo una build che faceva molto affidamento su un amuleto che avevo. A un certo punto uso sta pillola e dopo un po' mi rendo conto che sta amuleto è scomparso. Allora giro per il piano. Ero al Void nello specifico, ho detto ma l'avrò scordata da qualche parte, giro e poi dico ma non è possibile, io non l'ho mollato, non ho raccolto nient'altro, com'è possibile che mi sia scomparso sta amuleto? E allora ho detto vuoi vedere che è stata la pillola? E infatti la pillola che cosa fa? Vi fa ingoiare l'amuleto che state portando. Questa è una buona cosa in realtà, non è una cosa cattiva, perché l'amuleto non lo perdete in realtà. L'amuleto lo interiorizzate, diciamo, praticamente diventa un passivo. Cioè un effetto passivo che non potete togliervi. Quindi noi abbiamo un potenziamento. Dovremmo avere appunto il potenziamento perenne finché non abbiamo un oggetto attivo che è carico. Siccome io questo oggetto attivo comunque non me lo toglierei a priori. Ok, direi che ci possiamo prendere quest'altro amuleto. Tanto non rinunciamo a niente, questo è il buono di Gulp. Ora la domanda è: facciamo fuori Mega Satana con Devil o facciamo fuori Mega Satana con Perks? Io direi che lo facciamo con Devil. Perché il danno ci può tornare utile.
In questo caso non fate come faccio io, che torno indietro, lo scambio, così poi dovete tornare indietro di nuovo e scambiarlo di nuovo. No, non lo fate perché è stupido, non c'è veramente ragione di farlo. La cosa migliore che potete fare è prendere la carta che dovete mollare, la mollate nel punto più vicino a dove dovete arrivare e poi tornate indietro per limitare il backtracking, però vabbè. Fate come dico, ma non come faccio, questo è un modo di dire. No, in realtà dovreste fare come faccio, perché di solito non... Le cose che faccio sono abbastanza sensate, ve lo dico in caso contrario. Perché è successo questo? Perché sto mollando, cioè sto sbagliando a caricare il brimstone. Non credo che Perks ci sarebbe tornata più utile di Devil, perché comunque lo scontro contro Satana non dura tanto, come avete potuto vedere. Non sarebbe durata tanto a priori, però. Sapevo che non sarebbe durata tanto in queste condizioni. Invece Perks potrebbe salvarci la vita al prossimo piano. Potremmo anche. Cioè, abbiamo ancora chance piuttosto concrete di perdere. Ho paura delle 9 vite. Cazzo, non lo volevo raccogliere. Perché non lo volevi raccogliere? Perché se ci spuntano le 9 vite qua. Cosa che non è successa. Bene, meglio, problema risolto. Le bombe velenose non sono troppo interessanti. Comunque, abbiamo una run che è potente, però in modo non troppo convenzionale. Perché, come potete vedere, il danno non è elevato, anzi. Beh, non so se sia definibile propriamente basso, però comunque non è alto. Cioè, avere 10 alla Darkroom non è tanto. Ci sono dei casi in cui potete avere 10 anche al primo o secondo piano, voglio dire. Tuttavia, comunque, i nostri Brimstone sono almeno 4, ma penso che siano 6. Ovviamente non riesco a distinguerli, quindi è solo una deduzione che posso fare, perché avevamo Quashot e 20-20 assieme, quindi. Cioè, avevamo Quashot e gli abbiamo aggiunto 20-20, ma non che importi l'ordine, almeno non credo che l'ordine in qualche modo possa influire. Abbiamo il secondo quartino che comunque non raccolgo, perché non ci tornerà utile nemmeno alla lontana, e i 25 centesimi, ecco, scusate, ma ero molto teso per quel motivo là, perché lo so, lo conosco Hunt, ormai, voglio dire, dicevo, 25 centesimi non credo che come punti valgano la penalità di raccogliere un altro oggetto. Può darsi che mi sbagli. Da vicino è proprio il top perché si prendono tutti i raggi assieme. Meno oggetti prendo, meglio è, però un'occhiata gliela do sempre perché trovassimo una terza siringa, l'aumento di danno sarebbe tale che con tutta probabilità diminuiremmo le chance di venire colpiti. Wafer è buonissimo. Wafer è veramente meraviglioso. Ma conto sul fatto che, non, che ne possiamo fare a meno. PhD non ci serve. Mi sa che il boss è da questa parte, però. Infatti. Cioè, io sono tipo l'eletto, ormai sono diventato per Isaac. Vedo le linee di codice, non vedo più il gioco che è davanti ai miei occhi.
Il gioco mi si è bloccato un attimo, spero che la registrazione stia andando avanti normalmente. Quasi quasi darei un'occhiata. Abbiamo finito? No, la registrazione sembra che vada. Vabbè, dai. Ve lo riassumo io se non vedete nulla. Ma potete benissimo immaginare l'esito di questo scontro. Quindi, ah, giusto, bombe non ne abbiamo. Va bene. Siamo perks. Non so se prendere meno danni aiuti col punteggio, perché non so se il punteggio venga scalato in base al quantitativo di cuori che perdi o al semplice numero di volte che prendi fisicamente danno. In ogni caso punterei a non farmi colpire proprio, però queste sono sempre le ipotesi migliori, non è detto che ce la facciamo. Ce la possiamo, ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo battuto l'embe senza danni e ci siamo posizionati la bellezza di 150. Non è buono, sono i miei amici, mi dispiace se siete nei miei amici, ma siete scarsi voi, io non mi aspettavo chissà cosa, forse potevo pure giocare in maniera un po' più aggressiva, ma non lo so. Comunque non mi posso di certo ritenere insoddisfatto, avendo fatto sia Boss Rush che Ash. Oddio, in effetti però avrei dovuto fare Delirium, perché il gioco è stato aggiornato, quindi io sto ancora lì ad aspettare e sperare che diano un bonus di punteggio per battere Delirium, visto che attualmente sembra abbastanza inutile. Comunque, questa era la Daily Challenge di oggi, 20 gennaio 2017. Lasciate un like se il video è stato di vostro gradimento. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima.